Salve, qui vedete la cornice che è stata completamente dorata, quindi adesso la telecamera vi farà vedere un'inquadratura generale dove vedete che anche tutte quelle piccole parti rosse sono state dorate. Adesso, una volta che è stata dorata, io procederò all'ultimo passaggio della costruzione di questa cornice, che è quello della patina. La patina si fa con alcuni attrezzi molto specifici che adesso vi mostro. Qua. Allora, per fare la patina si usa innanzitutto un po' di paglietta molto fine, praticamente bisogna consumare l'oro, perché le cornici antiche sono consumate. Poi userò questi sassi, queste due pietre, per colpire la cornice in varie posizioni, perché tutte le cornici antiche sono in qualche modo sbucciate, colpite. Possiamo immaginare che dopo 500 anni una cornice, per esempio una cornice del 500 o della fine del 5, come dovrebbe essere questa, ha ricevuto talmente tanti colpi, botte negli spostamenti, chissà nei traslochi, nei cambi di posizione, anche a volte per cambiare il quadro all'interno, e quindi io devo riprodurre con queste pietre tutte queste questi colpi, diciamo. Benissimo. E poi attraverso questo punteruolo molto appuntito cercherò di fare dei finti tarli, in realtà farò così, e verranno dei buchini che sembreranno quello del finto tarlo. Quindi questo è il passaggio. Poi con la gomma lacca e le terre scure la farò diventare scura. A quel punto la cornice sarà finita. Nel prossimo video vedrete i passaggi. Grazie.